Ai gregge cose, il forte animo accendono il lume dei forti, o Pindemonte. E bella e santa, fanno al pellegrin la terra di ricetta. La memoria dunque è necessaria per non rendere vane le gregge cose che i forti hanno compiuto nella loro vita. La memoria è come un archivio, che può essere al tempo stesso della singola persona e di un'intera comunità. Contiene preziose informazioni che altrimenti sarebbero dimenticate, ma non la si deve considerare solo un contenitore di dati. Nel momento del ricordo, la mente riflette sul passato e sugli esempi di senso civico, di solidarietà e altruismo, che hanno portato beneficio alla società intera. È da questo che ognuno può prendere spunto per costruire i propri valori e dare senso alla propria vita. Sabato 23 maggio, Giovanni Falcone partì da Roma per Palermo. Il giudice e sua moglie atterrarono all'aeroporto di Punta Raisi alle 17.40. Tre auto della polizia con sette uomini di scorta li aspettavano per accompagnarli in città. Quando le auto giunsero nei pressi di Capaci, l'autostrada venne sventrata da una spaventosa esplosione. Giovanni Falcone è l'esempio perfetto del forte che deve essere ricordato. A 20 anni di distanza dalla sua morte sembra che tutto quello contro cui ha lottato allora sia vivo ancora oggi. La mafia colpisce ancora e non fa sconti tra la popolazione innocente. Quello che dobbiamo ricordare però sono le idee, le tensioni morali, la sua sete di giustizia più forte dell'attaccamento alla vita. Forse perché vivere nell'ingiustizia è come non vivere a parte. Gli eroi di ieri ci insegnano attraverso la memoria che oggi si scrive la storia che studieremo domani. E se pochi hanno potuto fare la differenza, tanti possono fare un paese migliore, libero dalla corruzione e dalla paura di uscire. Falcone affermò in una famosa frase: la mafia è un fatto umano e come tale ha un inizio e una fine. Fu il primo che pronunciò la parola fine dopo la parola mafia. Prima di lui ci cercava di convivere con quel male senza far niente per contrastarlo. La forza del suo insegnamento ha spezzato quel muro d'omertà. Il ricordo della sua persona ci rende uomini migliori, uomini con una dignità, capaci di scegliere da che parte stare. Come ha detto Rita Borsellino, solo così le vittime di ieri e di oggi saranno veramente onorate.